Sì, gli esiti praticamente oggi sono stati presentati di un tavolo che ha preso avvio 2 anni fa in seno all'associazione ARLAL, che è una rete di regioni e autonomie locali che si confrontano sulle politiche sull'apprendimento permanente. Noi come Regione Toscana siamo fra le regioni fondatrici di questa associazione, abbiamo avuto per molti anni anche la presidenza che attualmente è dei Paesi Baschi, abbiamo dato la disponibilità e quindi ci siamo candidati a coordinare questo tavolo sulle politiche giovanili e in particolare per lo sviluppo delle competenze in campo di imprenditorialità, quindi lo sviluppo dello spirito di iniziativa e della capacità di fare impresa dei nostri giovani. Perché la Regione Toscana? Perché abbiamo un'esperienza importante anche con Giovani Sì, cioè con il nostro set di politiche giovanili, che abbiamo anche un po' l'orgoglio e la presunzione di insomma, che abbia costituito un po' un modello anche per poi il programma di Garanzia Giovani. Quindi oggi dicevo l'esito di questo tavolo con la presentazione di tante buone pratiche, quindi un momento di confronto e quindi di crescita, perché quando ci si confronta si hanno anche come dire, idee per implementare le proprie politiche, quindi c'è sempre da imparare anche dall'esperienza di altri territori, di altre regioni e autonomie locali in questo caso. Nel primo panel c'è stata la partecipazione importantissima sia della rappresentante della Commissione europea che del Parlamento europeo, quindi diciamo che anche il livello diciamo, dell'introduzione è stato molto, molto alto e il filo conduttore che tiene tutto insieme credo che lo possiamo sintetizzare in poche parole, cioè la competenza. Questa competenza, cioè lo spirito di iniziativa, il saper cogliere opportunità e mettere in atto le strategie diciamo, per avviare un'attività di impresa, ma anche semplicemente un lavoro autonomo, opportunità che vengono dall'industria 4.0, è insieme alla competenza di imparare a imparare, cioè di essere flessibili, apprendere durante tutto il corso della vita, una delle competenze fondamentali di cittadinanza attiva per i nostri giovani. Quindi i nostri giovani, il saper come dire, imparare durante tutto l'arco della vita e il saper cogliere le opportunità che provengono dal cambiamento del mondo del lavoro, ecco, sono delle carte che potranno poi spendere per la costruzione di un progetto di lavoro, di carriera, ma anche di vita.